Ciao a tutti, sono Ernestina della Cortoluccio e benvenuti a Ernestina ti avvicina all'Italia. Vi invito ad accompagnarmi in questa travessia per scoprire Italia attraverso la sua cultura, conoscendo la sua storia, arte, feste, monumenti, gastronomia e tradizioni. In questa occasione la nostra avventura ci porterà a conoscere di più su uno degli scrittori italiani più famosi al mondo. Con la sua opera ha coinvolto la storia della letteratura e viene considerato il padre della lingua italiana. Un poeta che ci ha portato oltre il piano terrestre, ci ha fatto scendere all'inferno per poi salire in paradiso. Vi presento Dante Alighieri. Questa figura è un simbolo italiano di fama internazionale. Raccontano alcune fonti che il nome Dante in realtà era un diminutivo familiare di un altro nome, Durante Alighieri. Il Dante nasce nel 1265 a Firenze all'interno della nobile famiglia fiorentina Alighieri. Ma il suo nome viene sempre collegato alla sua opera più importante, la Divina Commedia. Questo importante linguista, teorico, politico e filosofo divenne il padre di una delle opere più importanti della letteratura italiana e mondiale. Il suo impatto fu così importante che da lì in poi viene chiamato il sommo poeta o semplicemente il poeta. La sua rilevanza ha anche ispirato la fondazione del principale ente della diffusione della lingua italiana, che senza dubbio porta anche il suo nome, la Società Dante Alighieri. Padre sia della lingua italiana che di uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale, è presente nella nostra cultura da quasi 7 secoli grazie alla sua opera. All'inizio però era intitolata solo Commedia. Il Divina verrà aggiunto dopo grazie a Boccaccio. La Divina Commedia è un poema allegorico scritto in terzine incatenate di endecasillabi, i quali poi saranno noti come terzine dantesche. In 3 parti è diviso questo poema, chiamati cantiche, e loro sono l'Inferno, Purgatorio e Paradiso. Sicuramente tutti hanno sentito il nome di Beatrice o Virgilio, già che sono 2 personaggi fondamentali di questo poema. Dante dà inizio al suo viaggio immaginario all'interno di una selva oscura, che la diritta via era smarrita, la quale è un'allegoria della vita umana con le sue difficoltà. Sarà guidato dal poeta Virgilio per uscire attraversando l'inferno, il purgatorio e il paradiso, dove sarà accompagnato dalla bella, gentile e tanto onesta Beatrice. Scritta all'inizio del 1300, l'opera maestra del Dante divenne straordinariamente famosa e contribuirà in modo determinante al consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Secondo gli studiosi, la data di inizio di questo percorso del Dante inizia giusto il 25 marzo 1300. Sarà infatti questa data 25 a segnare un momento importante nella storia della nostra cultura e il governo italiano ha deciso di onorarlo creando la prima giornata nazionale che omaggia il grande poeta. Anticipandosi all'anniversario numero 700 della morte del poeta, che accadrà nel 2021, viene coniato il termine Dante Dì, grazie al giornalista e scrittore Paolo Di Stefano e al linguista Francesco Sabatini. Così, anche se ha dato il nome alla giornata istituita dal governo italiano su proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In tutto il mondo hanno già iniziato a partecipare di questa iniziativa con grande entusiasmo, ricordando la figura magistrale di questo grande poeta italiano medievale. Morto nel 1321, le sue spoglie si trovano a Ravenna, presso la tomba costruita nel 1780 da Camillo Morigia. In Argentina, però, era stata progettata una colossale struttura con l'intenzione di ricevere le spoglie di questo poeta. Palazzo Barolo fu creato da Mario Palanti ed è un capolavoro architettonico costruito nel 1923, ispirato alla Divina Commedia, nel cuore della città di Buenos Aires. Possiamo visitare sia l'Inferno, Purgatorio e Paradiso nei suoi 100 metri di altezza, come i 100 canti del poema. Possiamo anche salire sui 22 piani del palazzo, come i versi dell'opera, fino al faro, che si trova in alto, che simboleggia anche il paradiso dantesco e che illumina, allo stesso tempo, il centro storico della capitale argentina. Dante Alighieri è diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo per eccellenza. Anche 7 centenari dopo la sua morte, lo ricordiamo e si fa presente oggigiorno nella nostra cultura, nella nostra lingua. È necessario mantenere viva in tutta Italia e nel mondo la sua opera e il genio del Dante. Per oggi la nostra avventura finisce qui, ma continueremo a scoprire la bella Italia insieme in una prossima puntata. Arrivederci, ciao!